Salve a tutti ragazzi, buon Natale a tutti, spero che oggi passiate tutti quanti una bellissima giornata e oggi ragazzi andremo a modificare l'auto gratuita che la Rockstar vi regalerà se farete accesso a GTA Online entro oggi. Domani l'auto costerà 535.000 dollari o comunque dopo l'acquisto, perché potete prendere solo un Albany Hermes gratis. Se non volete perderla, vi consiglio di fare un login veloce, giusto per sbloccarla, se proprio non avete tempo di giocare. E ricordatevi soprattutto che i regali ve li darà una volta che sarete spawnati fuori dalla vostra base operativa, dal vostro hangar, dal vostro appartamento o qualunque proprietà sia. Una volta che sarete spawnati fuori, riceverete i regali. Ricordatevi di questo. L'Albany Hermes, che potete ottenere gratuitamente dal sito Super San Andreas Super Autos solo oggi a Natale, sia chiaro, è una muscle a due posti nonostante abbia un aspetto da sportiva classica ed è un'auto ispirata alla 1949-1951 Mercury 8, una macchina ovviamente d'epoca. Il nome Hermes è il nome greco di una divinità della mitologia e della religione greca, e il suo nome in romano sarebbe Mercury, Mercurio, che guarda caso è lo stesso nome del manufattore di quest'auto nella realtà, appunto la Mercury 8. Carino il gioco di parole della Rockstar. Questa macchina è esistita anche in GTA San Andreas, GTA Vice City e GTA Vice City Stories. Nei due episodi ambientati a Vice City, questa macchina era l'auto della gang cubana, mentre in GTA San Andreas era l'auto della gang dei Vagos insieme ai Varios Los Aztecas. Per le modifiche ho speso circa 350.000 dollari e se avessi pagato il prezzo d'acquisto il totale sarebbe stato di più di 900.000 dollari. Ma vale davvero spendere soldi anche solo per modificarla? A livello di prestazioni non è granché. Ha un'accelerazione abbastanza scarsa e soprattutto la manovrabilità, davvero difficile da manovrare pure con la neve. E sono convinto che non cambierebbe tantissimo la cosa senza la neve. Sbanda parecchio e non è un'auto poi così comoda da guidare, fa anche fatica a sterzare, nonostante abbia pure delle sospensioni stile lowrider che si abbassano o si alzano in base alla velocità che state guidando l'auto. Buona invece la velocità massima, che raggiunge circa 194 km orari, ma non compensa gli altri difetti che ha questa macchina. Sono convinto che anche nelle gare della categoria muscle non sarebbe poi granché, dato che si tratta di un'auto molto difficile da manovrare. Se siete degli amanti delle auto di vecchi episodi di GTA, prendetela, altrimenti lasciate pure perdere, ma soprattutto lasciate perdere se state guardando questo video il giorno dopo di Natale, dato che 535.000 dollari sono davvero parecchi per un'auto con delle prestazioni abbastanza scadenti, aggiungendo pure 350.000 dollari di modifiche. Se invece ce l'avete gratis, l'aspetto vi piace, potete anche prenderla, ma sappiate che non è nulla di speciale purtroppo. Oltre alla macchina, oggi riceverete anche una nuova maschera, un colpo del cannone orbitale gratis, una carabina più 200 proiettili, come anche un fucile da tiratore, un tirapugni, un cannone pirotecnico più 10 fuochi d'artificio, 25 bombe adesive, 25 granate, 5 mine di prossimità, 5 molotov, una scorta di snack ed infine una scorta di giubbotti antiproiettili. La neve finirà domani e poi ritornerà il 31 dicembre 2017 a Capodanno e il 1 gennaio 2018, per poi scomparire fino al prossimo evento natalizio di GTA Online, che sarà il prossimo anno. Quindi niente ragazzi, vi auguro nuovamente buon Natale, se volete lasciate un bel pollicione in su a questo video e noi ci sentiamo al prossimo video!